Ciao ragazzi, qui dalla Gamescom 2014, stavolta per parlarvi di un titolo magari non attesissimo, ma che comunque potrebbe avere un che di interessante, o forse no, non si sa. Rise of the Incarnates è la nuova produzione di Namco Bandai, in particolare con esponenti e sviluppatori di provenienti da Tekken, da Soul Calibur e dal picchiaduro di Gundam vs Legends qualcosa, non me lo ricordo, che appunto si lanciano in questo nuovo esperimento, una specie di ibrido, non hanno nemmeno definito del tutto un picchiaduro, un ibrido tra un action, uno shooter e appunto un picchiaduro, 2 contro 2 online, esclusivamente per PC almeno per ora, in early access su Steam, quindi se volete potete andare a provare la beta e farvi un'idea stessa di quello che è il gioco. L'idea è quella di appunto combattimenti in coppia contro altri 2 avversari umani con questi personaggi, appunto gli Incarnates, che hanno una sorta di doppione malvagio o comunque sovraumano. C'è poi una tipa che come doppione, invece che avere un demone o un mostro, c'ha una moto coi neon, vabbè, sono giapponesi pazzi eccetera eccetera. La particolarità del gioco è che, oltre appunto al fatto di giocare in 2 contro 2, non è solamente un picchiaduro, diciamo, nelle due dimensioni, è un picchiaduro comunque in 3D, ma non ci si muove semplicemente in lungo e largo, ma si salta molto anche, un po' in tipo in Zoe, ci si può spostare liberamente nell'aria e combattere, quindi non neanche per brevi periodi, per molto tempo, sospesi, spostandosi qua e là e facendo robe interessanti. Se volete, la cosa più secondo me particolare è che tra l'altro sono riusciti ad avere il supporto di Marvel, quindi non di nessuno, che pubblicherà una serie di fumetti, già sono partiti, sono al numero 2, dedicati appunto agli Incarnates, e dicevano che qualora il franchise dovesse avere successo, chissà che non riescano a includere gli Incarnates all'interno di serie Marvel o al contrario portare personaggi Marvel nel mondo di Incarnates. Non lo so, visto così diciamo che non è che mi abbia poi convinto tantissimo, ma magari uno di quei titoli che provandolo cambiano un po' l'impressione, che non è fantastica. Sembra anche un po' particolare l'assenza, secondo me, di focus vero e proprio. Dicevano che può piacere agli appassionati di picchiaduro, può piacere agli appassionati di sparatutto, forse rischia di non piacere magari a nessuno, nel senso che anche dicevano il controllo, alcuni preferiscono giocarlo con l'arcade stick, altri, tipo uno dei sviluppatori che è un pro player di Tekken, lui diceva per questo mi piace di più il controller, proprio per avere anche un'idea del fatto che è un titolo particolare e non il picchiaduro in senso classico. Andatelo a provare dopo aver ascoltato le mie parole, magari, o anche no, e fatemi sapere voi com'è. Andate su Steam, il gioco è già online, provatelo. Ah, un'ultima cosa, free to play sarà, completamente formula free to play. Hanno imparato dall'esperienza negativa dell'ultimo Soul Calibur, non ci sono cose a pagamento, non ci sono continue, si paga solo per le customizzazioni cosmetiche, quindi volendo uno, anche no, se lo gioca gratis. Direi che per Rise of the Incarnates è tutto, io sono qui alla Gamescom, vado a provare qualcos'altro. Ciao ciao!